Ciao e benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio darti 5 consigli importantissimi per scattare ottime fotografie di ritratto. Punto 1. Tu sei un fotografo e un fotografo fotografa una modella e tu non puoi fare il lavoro della modella. Quando si inizia a fare le foto, spesso non si hanno a disposizione modelle da fotografare o modelli da fotografare, quindi si ricorre ad amici, amiche, parenti, genitori, chiunque, pur di esercitarsi nel ritratto. Qual è il problema? Il problema è che noi da fotografi, da dietro la macchina fotografica, dobbiamo occuparci di come impostare la macchina, come comporre la fotografia, cosa includere nel frame, cosa non includere, da dove viene la luce, come sfruttare al meglio la luce e tantissime tantissime cose, ma se fotografiamo persone che non sono addette ai lavori, quindi non sono modelle o modelli, dobbiamo anche dirgli posa in questo modo, no così non va bene, prova questa posizione, mettiamoci qua. Tu essenzialmente ti stai occupando di qualcosa di cui un fotografo si occupa non poi così tanto. Solitamente come funziona? La modella posa, sa posare, tu fai le foto e dirigi, cioè per esempio puoi spiegare al modello o alla modella: guarda, voglio una posa di questo tipo, appoggiati qui in piedi, voglio questo mood, quindi questa situazione, cerca di assumere un'espressione triste, un'espressione di questo tipo, e il modello o la modella lo fa, perché è il suo lavoro, sa farlo. Se hai già fotografato amici, amiche, sai quanto è frustrante non riuscire ad avere una posa che ti piace, e questo ovviamente influenza la tua fotografia. Un consiglio: allora, quando fotografi un'amica o un amico, prima dello shooting falli preparare, cioè tu cerca su internet 15 pose che ti piacciono e che vorresti avere nelle tue fotografie, forse 15 è un po' troppo, facciamo 10 pose che a te piacciono, che per esempio hai visto su internet in altre fotografie. Mandi queste foto con queste 10 pose all'amico o all'amica e loro devono esercitarsi a casa davanti a uno specchio, falli provare. Quando verranno sul set a farsi fotografare da te, devi essere sicuro che sappiano fare quelle pose. E fidati, se non si esercitano prima, non le sapranno fare. Prova anche tu stesso, è difficilissimo a volte replicare una posa che vedi in foto e rifarla se non ci prendi un po' confidenza. Quindi come tu prepari la foto prima, scegli la location, scegli magari anche i vestiti, fai in modo che loro preparino delle pose. Quando arriverai vedrai che sarà molto molto più facile e vedrai che scatterai in modo molto più semplice. Secondo errore: quando inizi a fare fotografie di ritratto, queste devono essere semplici e coerenti. Quante volte mi capita di sfogliare magari Facebook o altri siti, Instagram, altri siti di condivisione immagini, e mi vedo magari questa ragazza in lingerie, super sexy, con un mitra in mano, con dietro una casa abbandonata e tacchi a spillo. Perché? Cioè, qual è la logica? Cioè, perché una ragazza in lingerie ha un mitra in mano? E perché si trova davanti a una casa abbandonata? Oppure quelle cose tipo maschera antigas, donna super sexy, murales alle spalle, non ha senso, non ha assolutamente senso. Quando scatti fotografie di ritratto, soprattutto ambientato, abbi una coerenza. Se vuoi che la ragazza indossa una lingerie, non me la puoi fotografare all'aperto in giardino. Mi metti la ragazza con la lingerie in una camera da letto, magari in una stanza d'albergo. Cerca un'ambientazione coerente. Se a una ragazza metti un abito da sera, non la puoi far andare a passeggiare per i campi con le balle di fieno, ok? Cerca coerenza. Questa è la cosa più importante, è un errore che fanno praticamente tutti, l'ho fatto anch'io all'inizio. E non importa quanto tecnicamente sia ben fatta una foto, se la foto non ha una logica, non ha una coerenza, è orribile da vedere. Cioè, un occhio un po' esperto, sanguinano gli occhi. Vestiti della modella, location e trucco devono essere coerenti tra loro. Ora, se non disponi di una truccatrice esperta, vai molto con attenzione sul trucco. Tante volte capita di vedere queste ragazze con questi contouring che sembrano pennellati con un pennello per dipingere i muri, queste striscione nere, cose orribili. Ecco, se non disponi di una truccatrice professionista, chiedi alla modella di truccarsi il minimo indispensabile, magari un po' di matita intorno agli occhi, un lucida labbra, un rossetto, basta, non farle dipingere la faccia, perché quello che magari può essere bello per uscire, per andare a ballare la sera con gli amici, spesso non è bello in fotografia. Quindi meglio semplice ma pulito,
che elaborato, ma un po' stile Moira Orfei. Altro errore che si fa spessissimo è fotografare all'orario del giorno sbagliato. Se già mi segui sai bene che io, quando ho parlato di fotografia di paesaggio, ti ho consigliato di scattare all'alba o al tramonto. Non solo all'alba o al tramonto, ma tutti quegli orari in cui il sole è basso nel cielo. Quindi nella blue hour, alba, golden hour, poi passa tutta la giornata, golden hour, tramonto, blue hour. Questi orari, questi lassi di tempo sono gli orari migliori anche per fotografare ritratti, perché il sole, non essendo alto in cielo, non crea ombre strane sul volto, questi nasi che fanno queste strisce nere sulla faccia, ok? Anche nella fotografia di ritratto l'orario in cui si scatta è importante, a meno che tu non stia scattando in studio, quindi in quel caso sei tu a creare l'illuminazione. Se vuoi sapere come si capisce quali sono questi orari migliori, ti riporto qui in alto da qualche parte o anche qui in descrizione il link al video che ho fatto su come si pianifica una fotografia di paesaggio. Lì parlo di come si scelgono gli orari. Ecco, quei stessi orari sono quelli che vanno bene anche per la fotografia di ritratto. Quindi non faccio un video di nuovo, guarda quel video, trovi tutto lì. Quindi mi raccomando, non scattare quando il sole è alto in cielo. Aspetta che il sole scenda, le ombre devono essere morbide, assolutamente morbide. Se invece stai in studio, altro errore che vedo fare spessissimo: non iniziare a scattare con 27.000 flash e neanche uno è impostato correttamente. Inizia con un flash. Quasi tutte le mie fotografie, o anche fotografie di tantissimi fotografi, sono scattate con un solo flash. Magari prendi questo flash, se stai in studio magari è una monotorcia, mettila in un grande octabox in modo da avere una luce molto diffusa, o magari se non c'è un octabox va bene un grande softbox, o anche un ombrello riflettente, quindi quelli fuori neri e dentro argentati, e usa solo quella luce. Quando imparerai a dominare perfettamente una fonte di luce, passa a due fonti di luce, magari una seconda luce che illumina lo sfondo, oppure che illumina un lato del modello o della modella in modo da staccarli un po' con lo sfondo. Però assolutamente parti da una sola fonte di luce. È inutile avere tante luci messe male. Usale una e usala bene. Le fotografie che ti ho fatto vedere nel video precedente sono scattate con una sola fonte di luce artificiale in studio, e poi ovviamente c'era anche la luce ambiente, in quanto questo studio aveva grossi finestroni. Questo per dirti che non servono schemi luce complessi per avere una buona fotografia. Serve una buona luce. Se una buona luce riesci a ottenerla con un solo punto luce artificiale, molto meglio, è più facile da gestire, hai più tempo da dedicare alla composizione, a tutti quei piccoli dettagli che fanno una foto una grande foto. Bene, per questo video è tutto. Io domani ho un aereo, vado in Marocco, a Marrakech per lavoro, quindi ho girato un po' di fretta questo video. Spero che la prossima settimana avrò un po' più tempo da dedicare a YouTube. Ti ricordo di fare cose molto importantissime. 1. Iscriviti al Davidbot, ti lascio il link qui sotto. Il Davidbot è un software che, una volta che ti iscrivi gratuitamente, ogni settimana ti notifica l'uscita dei nuovi video su YouTube e quando lancio nuovi corsi, ho in programma un sacco di cose per quest'anno, ti notifica tutto, in modo che resti sempre aggiornato, e è interessante, quindi fallo assolutamente. Altra cosa importante, qui sotto ti lascio i link ai miei video corsi di fotografia. Seguili se vuoi fare grandi fotografie. Se hai altre domande sul ritratto o domande riguardo quello che ho detto, qui sotto nei commenti me lo scrivi, nei prossimi video cercherò di rispondere. E noi ci vediamo al prossimo video la prossima settimana. A presto.